Perfetto. Allora, ho fatto un po' di torce, ho cucinato, sto cucinando tutto il ferro. Allora, facciamo una cosa molto intelligente. Facciamo qua dei segni, quindi. Iniziamo da. Creiamo un perimetro, raga. Allora, da qui che inizia, creiamo un perimetro, perché poi verrà tutto terra. Un po' di terra ce l'abbiamo, certo che ce l'abbiamo. Quindi, togliamo questo. Mettiamo un po' di terra qua. Perfetto. Qua abbiamo messo la terra, ok? Poi scendiamo giù. Ecco, qua si è creato un vuoto. Io questo vuoto non voglio che se lo veda. Cioè che si veda. Da qui contiamo 2, 4, qua acqua. Mi si è rotta la pala. Ne ho portata sempre un'altra, raga. Ok, 4, quindi 4, 2, 4 e 4. Sicuramente qua un po' più piccolo, vediamo 2, 3, 4. Una per questa parte qua, raga. E qui nel blocco si costruisce, quindi da qua si toglie anche questo. Ok, perfetto. Adesso mettiamo prima l'acqua perché sennò poi. Basta che si è creata una fonte infinita al centro. Perché voi dovete mettere, guardate qua. Vedi, si crea una fonte infinita qua. E fai ta, ta. Ok, perfetto. Bene. Prendiamo la nostra zappa di ferro che ho portato sempre. Perché ho portato i fatti. Quindi facciamo, zappiamo. Nel frattempo si crea, diciamo così, la terra fertilizzata. Fertile, quindi si può anche coltivare. Cioè, io so che quando la terra è fertile si può, diciamo così, è più veloce a coltivare. Perché, raga, io metterò dell'item frame, se non sbaglio, sì. Dell'item frame dove mi dicono che qua devo coltivare il grano, che qua devo coltivare le patate, così. Devo togliere anche quest'albero qua, raga. Non posso avere questi fatti qua, no. Devo coltivare anche qua. Perfetto, mi togli questi blocchi qua. No, questi qua no. Oh, questi qua. Ok, perfetto. Andiamo qua. Potete vedere è abbastanza grande perché sono 4 blocchi, raga. E noi con il grano riusciamo a fare. Allora, qua mettiamo il grano. Quindi, to, 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 to. Qua mettiamo tutto il bellissimo grano. Di questo. Poi facciamo za, za, za. Io so che con questo grano qua ce la facciamo. Cioè, con questi semi qua, scusate. Io a parlare proprio. Sì, raga, ce la facciamo. Ne avanzano pochi, però ce la facciamo. E creiamo con questi semi qua che ci darà una farm di polli. Allora, prendiamo tutto il legno. Che bellissimo il legno. Ok. No. Da qui. Zan 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 zan. Per camminare, voi dite come fate? Raga, come fate? Qui. Qui è chiuso perché è dal lato mare, raga, è lato mare, non bisogna rovinarlo. Invece lì, appunto, possiamo costruire. Cioè, possiamo passare perché comunque ci ha fatto già una scala. Quindi qua verrà chiuso. Verrà fatto come una serra, quindi una classica serra, ragazzi. Tanto a noi ci interessa soltanto per coltivare. Ecco, no? Ok, la crafting table, la lascio. Mica la posso usare? Sì, certo che la posso usare. Se io guardo così, perfetto. La crafting table la lascio. Ok. Ti vedi, è molto piccolino. Cioè,
normale, né complicata né. Prendiamo le barbabietole, o le poche barbabietole che abbiamo, perché raga, le barbabietole secondo me è giusto per metterle, ma non mi servono. Infatti là metterò insieme patate, qua metterò insieme dopo. Patate e vediamo un po'. Vedete? Ok, e qua c'ho una patata e una carota. Che ovviamente bisogna farle crescere, raga, bisogna... Si è fatta notte. Visto che sicuramente ci vuole anche luce, facciamo un secondo piano. Verrà fatto un altro piano di tre, quindi così. E poi verranno messi vetri. L'unica cosa è che adesso non c'ho la sabbia, la dobbiamo prendere nel deserto. Che abbiamo visto allo spawn all'inizio, quindi bisogna così. Ok, finito. Metto un po' di torce così all'interno, raga, perché così. No, no. Sono caduto. Beh, potrebbe. Certo, se io salto sono scemo, eh. Potrebbe essere la volta buona che metto una porta. Che la porta la metterò qua. Metto qua una bellissima porta. Perfetto. Dove si entra si può anche camminare e andare lì. Si potrebbe mettere tipo un blocco qua, un blocco qua, che tipo ci si può spostare, ci si può camminare, però raga, mi piace così, niente da dire. Mettiamo un paio di torce anche qua, qua e qua. E andiamo a dormire. Comunque il pane è una bella fonte di cibo, eh. Mi dà parecchie cose. Mangia, mangia. Giate. No! No, 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 no,
Torni qua. Dammi la palla. Togli. No. Non ci credo. Ma porca miseria. Porca miseria, come si fa? Le mucche le ho salvate, le mucche le ho salvate. Le mucche le ho salvate, allora devo faccio così, chiudo qua. E chiudo qua. Sì, ma non si può, raga, ma no, devo mettere più torce, raga. Andremo nel deserto, andiamo a fare qualche gita. Infatti faremo, non voglio dire niente, però ci faremo un'armatura. Un po'. Comunque guardate qua, le nostre canne da zucchero ci stanno dando un sacco di materiali. Ascolto. La nostra farming, raga, ci serve il vetro, appunto, quindi dobbiamo aspettare. Comunque, ragazzi, per oggi è tutto. Sono 40 minuti che sto registrando, per oggi è tutto. Scrivete nel commento. Io purtroppo devo registrare, cioè, mi piace registrare, però, raga, alterno un pochettino con Minecraft Pe a Minecraft questo qua, questa serie qua. Quindi, ragazzi, lasciate un like, mi raccomando, se la volete che ve la porto. Non mi fate superare da Minecraft Pe. Mi raccomando, lasciate tanti like e questo mi piace tanto di voi. E veramente non ho mai avuto, cioè fino adesso, un canale che mi faccia così tanti like e ottengo tante persone che mi seguono. Dico un grazie soprattutto a voi. Ragazzi, stiamo raggiungendo i 250 iscritti ed è un ottimo record. Veramente ottimo record. In verità sto piantando questi fatti qua, l'unica cosa non so dove piantarli, quindi adesso pianto a caso e non so. Però basta che, raga, guardate che benessere. Lo stiamo riempendo. Quindi facciamo così. Il fatto è che delle canne da zucchero che stanno vicino all'acqua. Vicino all'acqua io posso fare. No, il paesaggio non si rovina. Il paesaggio non si rovina perché è veramente troppo bello. No, non so.